adesso che queste persone che andranno in Parlamento o nel governo dell'amministrazione della città e regione siano censurate, che non abbiano fatto già altre cose nei partiti, non siano iscritti, queste cose qua controllo. Poi questa velocità che noi stiamo crescendo, non è neanche merito nostro, ma è demerito di questa gente qua, che ormai siamo nell'ordine della psichiatria. Così chi lo scappa con le sinistre si è nascosto. PDL.it sembra il Movimento 5 Stelle, PDL che dice non vogliamo corrotti nelle nostre liste, se ne bravo! Bravo! Allora la bogana! Ma io ma chiama la bogana! Vuol dire che sono idee giuste! Non si parla più di antipolitica, l'avete visto, ma qui il problema fondamentale è che noi non abbiamo uno Stato, abbiamo una nazione senza Stato, abbiamo il padre Neri, che è dell'esorcista, che è molto, che ha dato, lo troveremo sotto un lampione, perché non si capisce, fanno cose durante un non governo. Durante una guerra parlano del redditometro e allora vedi Monti e dici ma io lo vorrei togliere, ma chi l'ha messo? Vorrei abbassare le tasse, ma chi le ha messe? E allora Berlusconi che zompetta come ologramma da un programma all'altro, visto Santoro andare nel programma di Berlusconi, sono rimasto malissimo. Allora, mentre noi abbiamo queste cose qua, il redditometro nessuno l'ha visto, nessuno me ne parla, nessuno l'ha generato, ed è un'indagine, è uno studio di settore sulla tua famiglia, e guarda l'intelligenza di queste giorni, di queste qua, di queste denti, medici psichiatriche analizzate sotto il profilo della pulsione, perché non puoi in un momento di terribile ribasso dell'economia mettere il redditometro, mettere il colonnello della prova che è tuo, e se allora tuo zio, non so, 6 mesi fa ti ha dato 1.000 euro, non li puoi spendere, hai paura a spendere, e infatti i consumi sono calati solo lanciando l'idea, i consumi sono calati, il PIL ha perso di mezzo punto, in un momento di recessione nasce una cosa così, e allora non capito dove fare una nessuno ne ha fatto, non è che la trama aspetta noi come spendiamo i nostri soldi, sono loro che devono dimostrare come devono spendere i nostri soldi. Bravo! Siamo qui a dirti tutta a casa, ma sono dopo la terra, siamo qua, il meglio dopo, non ricordo, tanto noi siamo andati in guerra, e di nuovo un'altra guerra, e di nuovo un'altra Afghanistan, facciamo solo la logistica, mi devo dare. Allora, il discorso, siamo entrati in guerra solo per la logistica, per i libri, per il bombardamento francese nel mare, dove ci sono i guai. Ma io vorrei farti una domanda, a me il padre non mi ha mica fatto niente.
non ho mica deciso io di andare a fare la logistica dei bombardieri francesi. Io non voglio entrare in guerra. Abbiamo un articolo 11 che ci proibisce di andare in guerra o di partecipare, ma ci fregano con le parole. Noi non siamo in guerra, noi siamo operatori di pace nel mare. Io non voglio bombardare nessuno, allora se facciamo la logistica per i MIG francesi che vanno là a bombardare il mare, i musulmani, vanno lì perché c'è l'uranio, c'è il tungsteno, c'è l'oro, e noi non interessa l'uranio. Noi interessa l'intelligenza, non l'uranio. Allora, se facciamo la logistica, abbiamo lo studio di settore per vedere dove vanno a combattere i MIG francesi. Allora diamogli le longitudini e le latitudini giuste per i loro amici. E ce l'avremo una latitudine e una longitudine giusta su dove andare a bombardare, per 45 gradi nord, 25 lati sud, che è verso vicino a Milano, lì che il medico sulla testa. Potrebbero bombardare lì, e noi ci giochiamo, ma dato che ci sono i musulmani e c'è Al-Qaeda magari fa qualche rappresaglia, e magari qui la faranno una rappresaglia a noi, perché abbiamo assistito i francesi, e quando faranno una rappresaglia qua, di chi sarà la responsabilità? Io non la voglio, e noi non la vogliamo questa responsabilità, noi vogliamo rispettare la Costituzione. Questi vanno avanti, ha fatto 169 movimenti, vuol dire che c'è lo sventolamento dello Stato, quando 169 movimenti, con uno che c'era scritto non voto, e perché ti devo votare? Un partito che dice non voto, c'è di tutti perché vogliono arrivare all'1% per prendere i rimborsi elettorali, che sono milioni di noi, non abbiamo mai preso i rimborsi elettorali, noi lasciamo da un'idea di rete, noi abbiamo licitato tutti i rimborsi elettorali, noi siamo l'unico movimento che sentirebbe oggi con queste proiezioni. Ci spetterebbero, pensate un attimo, 100 milioni di euro di rimborsi elettorali. Abbiamo detto di no, non abbiamo neanche pensato di prendere, non li togliamo perché non sono soldi nostri, sono soldi dei cittadini, non dei partiti. Noi non abbiamo bisogno di nessun rimborso, non li abbiamo presi e non li prenderemo. Qual è il partito che dice una cosa così in una piazza, che non prenderà il rimborso? Quali sono i cartelli che avete nelle piazze? Questi faccioni grigi che incitano a una Italia più giusta, più con grigi, questi toni, la faccia di Gargamella, che sa di tutto, una fettina riscaldata in un microonde, non hanno più niente da dire, tra i manifesti ce ne hanno da dire, 6x7, 6x4, chi li paga questi manifesti? Chi li paga noi? Ma dato che è una cosa incredibile. È incredibile che loro non hanno ancora preso i rimborsi elettorali, li dovranno prendere. E allora come fanno ad avere i soldi per stampare e affiggere i manifesti? Le banche gli anticipano i soldi a loro, in previsione dei rimborsi, e una banca a te non ti anticipa proprio per niente. Bravo! Bravo! Un paese che non c'è. Io non sono qua in campagna elettorale, ero venuto per incontrarmi e ti giuro, mi hanno fatto una trappola, volevo fare un giro e sentire voi parlare, non io. Io sono un professionista, non dovete neanche credere a quello che vi dico. Siate dubbiosi, siate critici, siate curiosi. Io vi dico solo quello che abbiamo fatto, non sono in campagna elettorale. Noi mettiamo al centro l'articolo media impresa, l'abbiamo già fatto, sosteniamo l'articolo media impresa. La sosteniamo, come? I 15 parlamentari entrati in Sicilia, la prima cosa che hanno fatto quello che hanno detto. E guardate che entrare in Sicilia non è stato semplice. Mi sono buttato a nuoto, io! A nuoto! Ho messo 20 minuti meno del traghetto, arrivato via e ci siamo presi la Sicilia, primo movimento politico in Sicilia.